Sembra dunque essere ufficiale nella partita Roma-Genoa. L'ultima di campionato sarà anche l'ultima però per il grande Francesco Totti, con la maglia in giallo rosso, quindi della Roma. Questa avventura calcistica che parte da molto lontano e che parte da molti anni addietro, era un pischello come si dice qui a Roma, il grande Francesco, e che ha visto lui stesso come capitano, come alzabandiera, portabandiera di questa squadra che appunto guarda con occhi un po' tristi il grande Francesco che con competenza ha portato a Roma a grandi risultati. E di questo ne sono io il primo a parlarne e a rendervi partecipi. Lo dico infatti di questo abbandono di Totti a Roma con grande tristezza e con grande amarezza, ma sono pur contento e pur soddisfatto di dire che questi anni in cui Totti è stato a Roma e sono tanti, i traguardi sono stati raggiunti in modo ben realizzato. Lui stesso ne ha parlato proprio di questo suo, diciamo così, abbandono alla Roma, ma non è un abbandono totale, infatti, è semplicemente un arrivederci per quanto riguarda il mondo, diciamo così, della Roma, ma non del calcio. Infatti, su Facebook avrebbe scritto il seguente post: "Non riesco a smettere di giocare, è la mia passione. Da lunedì sarò pronto per una nuova sfida." Non è chiaro di quale club sportivo potrebbe fare parte Totti, ma la notizia è di quelle che in qualche maniera, in qualche modo fanno veramente scalpore, agitano in qualche maniera le persone che credono in lui come io stesso. Infatti Francesco avrebbe motivato nelle seguenti parole il post poc'anzi letto. "Sarà dura, non so spiegare cosa hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno questi colori per me. L'amore per il calcio però è ancora forte e non riesco a smettere di alimentarlo." Io, caro Francesco, ti dico che con la lacrima nel volto, una lacrima chiaramente virtuale, ti saluto per quanto riguarda il tuo impegno in giallorosso. Sono contento che però il mondo del calcio non lo abbandoni e che sei presente in questo mondo fantastico che ti ha dato, come tu stesso avresti ammesso, davvero infinite soddisfazioni. Bene, complimenti a te, sei veramente un grande calciatore. Una persona straordinaria, sono convinto che potrai portare ancora alto il livello di gioco della Roma per molto tempo e soprattutto che mi auguro che il tuo impegno, se non sarà appunto nella Roma, ma in altri club, ma anche in un posto di dirigenza, lo porterai come tu sai portare le cose e sono convinto che lo porterai nel migliore dei modi. Bene, complimenti a te Francesco, il video termina qua. Sono anni che ti stimo, io da romano e romanista quali sono purtroppo non ti ho ancora mai visto dal vivo, ma spero un giorno di beccarti per le strade della capitale e stringerti la mano e farmi un selfie in tua compagnia. Grazie, complimenti a Francesco, il video termina qua. Ciao da un romanista e un romano doc.